Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Il riferimento della frase in particolare alla Pasquetta, il lunedì in albis, quello della gita fuori porta, il giorno da trascorrere senza pensieri all'aperto, provando a inventarsi nuove prelibatezze oppure ricorrendo alla tradizione. C'è poi chi non ama sporcarsi le mani e preferisce un posticino che proponga tradizioni e innovazioni, strizzando comunque l'occhio al territorio e quindi alle bontà del posto. E allora proviamo anche per la giornata della Pasquetta a fornirvi i giusti consigli, anche per chi la scampagnata la farà domani o perché no, visto il lungo ponte del prossimo fine settimana nei prossimi giorni. Lorenzo Principe ci indica quali sono le scelte ideali da tenere in debita considerazione per mangiare sano ma con gusto. E allora, per chi è fuori, per chi ancora non è andato fuori, per chi magari non sa dove andare, eccoci, la Luna Galante, Lorenzo Principe e la famiglia Principe che ci ospitano. Io vedo già la tradizione che diventa gusto, la soppressata, chiamiamola come Dio comanda. Lorenzo, aspetta, perché devo andare da papà, devo andare dal signor Principe. Questa soppressata va accompagnata con le fave, ovviamente. Buona soppressata a tutti. Buona soppressata a tutti e la fava ovviamente contadina del nostro posto. Lorenzo, allora siamo a Pasquetta, ci siamo fatti questo percorso in questi due giorni, la vigilia di Pasqua, la domenica di Pasqua, siamo a lunedì, un lunedì all'aperto con questa location straordinaria qui della zona nocerina un po' più alta, dove ovviamente siete allocati con i vostri locali. Credo, Lorenzo, che la tradizione diventa davvero l'emblema della Pasquetta. Diciamo che è arrivato il momento più importante, quello che piace maggiormente a noi, quello che ci ricorda la nostra infanzia, dove praticamente quando eravamo più ragazzi con motorino ci andavamo a fare la famosa scampagnata, quindi la Pasquetta. Cosa portavamo? Ecco, non chiamatelo picnic, si chiama scampagnata. La scampagnata. Il caciocavallo, la soppressata e la carciofola erano le prime tre cose che dovevamo portare per fare la Pasquetta. Il migliaccio, perché praticamente era quello che veniva preparato nei giorni antecedenti. Anche se resta dal giorno prima, va bene. Anzi, acquista a pastiere e grana per il completamento e poi l'agnello, perché? Perché una volta arrivato nel luogo del delitto dovevamo praticamente organizzarci per questa famosa brace che si doveva realizzare, no? O prendendo magari, se si andava riva al mare, la legna che c'era sulle spiagge, si andava in collina, o famoso termine che ci comandavano tanto, si utilizzava questa brace per fare l'agnello alla brace. Quindi non resta che concludere questo periodo pasquale che abbiamo iniziato insieme il sabato santo, il giorno di Pasqua, e completiamo oggi che è il giorno di Pasquetta. E la Pasquetta, ovviamente per antonomasia, è quella in cui purtroppo a volte qualcuno alza un po' il gomito, quindi andateci piano con il vino, però noi vi consigliamo anche il vino della Pasquetta. Ecco, fuori che cosa si deve bere per, insomma, come vino, come bevanda classica? C'è chi porta il vino del nonno, chi porta un piedi rosso che è quello meno alcolico, chi è che praticamente ci vuole dare un po' di più dentro, che si beve un grandissimo aglianico. L'unica raccomandazione, dopo aver mangiato e bevuto, aspettate che la sbornia passi e poi vi mettete in viaggio. Grazie a Lorenzo Principe per tutto quello che ci ha dato e ci ha fornito in questi tre giorni con la famiglia Principe, il signor Principe che è stato così squisito insieme alla signora Rosa, insieme ad Antonella, tutti quanti, insomma la piccola Rosa che abbiamo conosciuto ieri. Lorenzo, bocca al lupo anche per la novità di Pizza e Fritti che sta andando già alla grande. Speriamo bene, speriamo bene. Okay. È tutto qui da Nocera, da Luna Galante. Alla prossima.